sono contenta di avere questa opportunità per poter dire a tutti i residenti attuali della struttura Don Tonucci che assolutamente non si devono preoccupare né loro né le loro famiglie perché non ci sarà un cambiamento drastico ci sarà una variazione e nessuno resterà in mezzo alla strada, ne sarà buttato fuori, ovviamente, perché noi garantiamo una continuità assistenziale che ovviamente potrà subire delle trasformazioni, ma sia per eh, chi eh, è in situazione di non autosufficienza, quindi gli anziani che sono 30 attualmente ospiti all'interno della struttura, ehm, e, e, continueranno ad, a stare nella struttura sia chi si trova al piano terra ed è per questo che è nata questa polemica nei confronti di un'operazione che in realtà amplia notevolmente la disponibilità di alloggio nella eh, struttura attuale D'Ontonucci, eh, perché ecco, per loro è prevista una eh, soluzione che è già in, eh, in atto come progettazione insieme a eh, Sator e a chi lavora per questo processo di trasformazione, che ovviamente consentirà a chi oggi eh, vive dentro le, queste unità immobiliari in struttura Casalbergo di poter utilizzare, usufruire di un'altra proposta equivalente, quindi con la stessa disponibilità di servizi sempre nella prossimità, in prossimità della struttura d'Ontonucci, senza barriere architettoniche, quindi con la mensa, il servizio infermieristico e tutto quanto. Ecco, e quindi diciamo queste sono le condizioni che tra l'altro si potrebbero verificare da qui a due anni. Ecco, quindi noi abbiamo tanto tempo per valutare insieme agli ospiti questa opportunità o anche altre, ma sicuramente... Per il contratto che hanno stipulato con noi all'inizio, entrando nelle unità immobiliari, ecco, loro potranno continuare questa permanenza in una struttura attigua.